8 minuti e come detto cominciamo con un tema scottante, quello dei rifiuti. I rifiuti ci sono, lo spazzamento, la raccolta un po' meno. Palermo, come la sua provincia, abbiamo visto tutte le città siciliane affogano nell'immondizia purtroppo in queste ore. E dal centro alla periferia del capoluogo siciliano non c'è quartiere né zona della città appunto che non venga risparmiata dai cassonetti ricolmi, dai sacchetti abbandonati un po' ovunque. E appunto intanto abbiamo letto già dalle pagine del giornale di oggi, l'emergenza approda anche sul tavolo del governo nazionale con l'ipotesi che si paventa di un commissariamento appunto della regione. Ma partiamo parlando come sempre con i nostri concittadini e quindi coloro che ci scrivono. Abbiamo in linea Giovanni Moncada, presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, a cui chiedo in pochissimo di dirci qual è la situazione, quali sono le strade dal vostro osservatorio che stanno messe peggio. Sì, buongiorno a tutti e grazie di avermi chiamato. Allora, io ieri ho avuto l'opportunità di girare per Palermo e ho potuto constatare, ahimè, che la situazione è identica. Parliamo periferia nord, periferia sud e centro storico. I cassonetti tracimano di immondizia, la gente non sa da dove buttarla e quindi la depositano ai piedi. Pronto? Sì, sì, l'ascoltiamo. No, c'è un ritorno di voce. E allora la deposito alla base di questi cassonetti. La situazione è come dicevo, è abbastanza critica e non solo sia per la raccolta della indifferenziata, ma anche per la raccolta della differenziata. Noi abbiamo dei precisi articoli contrattuali, e mi riferisco alla differenziata, laddove si dice che debbono essere svuotati i cassonetti ogni 15 giorni e evitare comunque che la tracimazione di questi contenitori che crea problemi all'utenza, ma questo non avviene da mesi. La colpa, a quanto pare, loro dicono, è al fatto che hanno i mezzi guasto, non sono sufficienti, però io ricordo che i cittadini sono costretti a pagare la Tari e se non la pagano nei tempi stabiliti pagano la mora e poi vengono messi. Grazie. E messi le cartelle esattoriali e vessati, come ben sappiamo. Grazie al signor Giovanni Moncada, anche presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo. Adesso ci stiamo per mettere in collegamento con Roberto Dolce, presidente di RAP. Intanto facciamo un piccolo elenco di quelle dove sono alcune delle strade dove si sta malissimo: via Marinai Alliata, via De Nebrodi, via Cristoforo Colombo, via Don Orione, via Crisafulli, via Camarina e ancora viale Croce Rossa nel tratto più vicino al ridosso della statua, e così potremmo andare avanti per molto. Ieri tra l'altro ho fatto un giro in città, ieri sera sono arrivata sino a Bagheria e non c'è strada davvero che stia messa bene, e anche via Imperatore Federico nell'elenco. In questi giorni tra l'altro proprio in redazione a titolo della RGS siamo sommersi dalle segnalazioni con foto spesso dei lettori che ci segnalano appunto lo stato di degrado in cui versano le loro case, e ci stiamo cercando di mettere in collegamento con Roberto Dolce, al quale chiederemo appunto cosa, se cambierà qualcosa. Sì, allora intanto però aspetta, prima di andare avanti ci dobbiamo fermare perché arriva adesso una notizia: è stata smantellata la rete dello spaccio fra la Sicilia